Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Quando vedete, in quel tempo Gesù diceva alle folle, quando vedete una nuvola salire da ponente, subito dite, arriva la pioggia. E così accade. E quando soffia lo scirocco, dite, farà caldo. E così accade. Ipocriti, sapete valutare l'aspetto della terra e del cielo? Come mai questo tempo non sapete valutarlo? E perché non giudicate voi stessi ciò che è giusto? Quando vai con il tuo avversario davanti al magistrato, lungo la strada cerca di trovare un accordo con lui, per evitare che ti trascini davanti al giudice e il giudice ti consegna l'esattore dei debiti. E costui ti getti in prigione. Io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Parola del Signore. Ecco, riflettiamo su due cose in certo senso collegate. La prima è dal Vangelo. Gesù si lamenta con i suoi contemporanei perché sono esperti delle cose del mondo, del cosmo, ma non capiscono il grande dono che Dio sta facendo a loro con la sua presenza. E fa capire che è più importante dell'esperienza del mondo questa intelligenza del regno di Dio che arriva ai segni della presenza di Dio nel mondo. E questo dispiacere credo che il Signore ce l'ha anche per il mondo di oggi, in tanta parte. Che è un mondo, almeno in Occidente, molto avanzato nella scienza, nella tecnica, nell'economia, nelle comunicazioni, nei viaggi, ma è un mondo molto regredito nella conoscenza di Dio, nella fede, nelle cose spirituali. Ecco, quindi è un lamento grande di Gesù. Noi lo prendiamo come un invito ad essere più esperti delle cose di Dio. Il nostro è un tempo di grandi benedizioni di Dio. Se noi avanziamo nella vita di fede e ci stacchiamo un po' dal mondo, scopriremo che il Signore sta facendo al nostro tempo dei doni immensi. Non ci sono mai stati nella storia della Chiesa dei carismi così potenti e numerosi come nel nostro tempo. Ecco, poi la seconda cosa, per affinare questa capacità di discernimento, sicuramente è importantissima la preghiera, ma anche un certo distacco dal mondo, dalle cose del mondo. In ordine a questo, domani vivremo la seconda giornata del digiuno dei mezzi di comunicazione sociale, che io chiamo questa attività, questo esercizio, crispificare il telefonino, diciamo una volta, crispificare cioè imparare un uso del telefonino, degli altri mezzi, gradito a Cristo, che Cristo potrebbe approvare, che Cristo potrebbe illuminare. Ecco, però per riuscire in questo ci vuole una certa formazione, ci vuole anche un esercizio di distacco, perché sennò questi mezzi ci dominano, ci confondono,
ci rendono dipendenti dalle cose del mondo. Chiediamo al Signore che ci aiuti in questo progresso per intercessione della Sua Santa Madre. Ave Maria, piena di grazia, il Signore